Spotify. Ok. No, è giusto, l'audio arriva dalla parte giusta. Questo qui è il mio microfono. Ok, base molto interessante. Com'è che raccomando per non vedere tutte le take? Ctrl L, ok. Vediamo se c'è anche un po' di... Vediamo anche un po' di zoom. Hola. Ok. Questo è uno snare man basso. Allora, quando apro un mix da zero, mediamente giù tutto, vado nel punto diciamo più popolato e alzo un po' i fader a sentimento, ok, quindi basso, questo è molto interessante perché abbiamo molti strumenti che competono tutti nello stesso, nella stessa fascia di posto. Andiamo a verificarlo veramente. Questo lo mettiamo qua. Allora, che mi preoccupano sono questa, che sta su 600, questo che è circa lì. Rimshot non è un po' più in alto, cos'altro c'era? Anche questa. Quindi dobbiamo cercare di scavare un po' le frequenze di tutte queste catarre, ok? Guardate che controllo un attimo lo stream è online, la chat funziona, sì.
Ok. Quindi il grosso di questo mix, i suoni non sono già male. Sono tutti un po' sottili, però ci sono. E quindi il grosso sarà separare tutti i suoni con l'equalizzatore e cercare a dare a tutti uno spazio. Ok, andiamo. Allora, poi mediamente faccio così, io vado suono per suono a cercare di rendere il suono di partenza più ricco e interessante possibile, per poi andare a scavare le frequenze che non mi servono per fare posto agli altri. Quindi ora le guardo uno per uno, ora che ho capito circa il feel del brano, e vado a cercare dei suoni più interessanti. Cazzo di caldo. Ok, qua ci diamo una mano con questo qui. Qui ci mettiamo una mano con questo. Allora, questo lo chiamo bass paral e secondo me questo basso ha bisogno di un po' di spazio, ha bisogno di un po' di movimento. Proviamo con un delay. Vediamo con un delay. Modula, delay più effetti, quello che mi piace sempre, come si chiama? Il Sanford. Sto aggiungendo questo, eh. No, questo non mi piace. Le cartelle le ho create. Fai My Folder, clic destro, create new folder e poi trascini dentro i plugin che vuoi. Dammi un tal dub. Farei una cartella per il basso, così abbiamo un solo fader per tutto. Poi facciamo che almeno così abbiamo tutto. Vediamo se abbiamo qualche chorus interessante nei modulari, negli effetti. Come li ho chiamati? Tonic Juice, eccolo qua. Vediamo se questo ci dà qualche
qualcosa di interessante. Ora su tutto il basso ci metto un 65 per cercare di tirare fuori l'attacco della nota e che possa poi vi faccio sentire, faccio prima. Andate, tiro un salva. Sessione live. Salva, ok. Sentite, per far uscire un pochino di più l'attacco del basso. Ok, il nostro basso è già un pochino meglio. Mix è una cosa che è completamente da fare autodidatta, perché per quanto puoi fare delle lezioni di mix come l'ho fatto, come si chiama, in Accademia della Scala, in realtà le lezioni di mix sono molto... Non c'è abbastanza tempo per imparare a mixare anche in un corso di un anno. È una cosa che devi fare col tempo. Scaricati tutti i multitraccia che ci sono su internet e mixateli tutti. Continua a compararli con i brani che escono man mano e buona fortuna. È l'unico modo che c'è per imparare a mixare è farlo. Non c'è un altro modo. Abbiamo degli hi-hat molto bassi, diamogli un harmonic enhancer. No, non li ho messi in insert direttamente sulla traccia di basso perché questo qua è un sintetizzatore di sub, è una specie di octaver. E mi interessa tenere sia il segnale originale pulito, ok, che c'è qui, su cui ho messo soltanto il bus professor, il delay l'ho messo in parallelo e anche il chorus l'ho messo in parallelo, perché appunto sul tal dub ho messo soltanto il wet e non il dry. Avrei potuto metterlo in diretta, però poi è molto più comodo secondo me delay, anche i chorus e gli octaver metterli in parallelo, perché così puoi mixare quanta diretta vuoi e quanta diretta vuoi e invece quanto, adesso mi viene in mente, quanto delay o quanto effetto vuoi. È un modo di lavorare in parallelo, a volte è meglio che in diretta, se ti interessa che il suono in diretta passi senza problemi. Allora, cerchiamo di dare un po' di vita a questi hi-hat. Questi qui sono tutti i plugin che puoi trovare su vst4free.com, vst4free. free.com. Un'altra cosa che cerco sempre di mettere sugli hi-hat è sempre un po' di riverbero di distanza, perché sono soprattutto queste qui delle drum machine sono sempre molto sono sempre un po' troppo secchine, secondo me. Sono sempre un po'... Ad esempio, questo riverbero potrei farlo in parallelo e invece, siccome non mi interessa che l'hi-hat passi pulito, posso usare il... Dove cazzo è? Il dry e il wet
per mixare. Io lavoro in radio. Sono un tecnico audio sound designer di una radio e poi ho uno studio. Ho uno studio mio, che è questo, che è in camera mia, cioè nel senso. Però faccio post-produzione audio, faccio ogni tanto mixo quando ho tempo, faccio un po' di OSR, ho fatto tante robe, ho fatto colonne sonore, rumori per cartoni animati. Basta che pagano. Snare. Cerchiamo un suono particolare. Cerchiamo una roba un pochino più... Prendiamo prima un po' di spazio. Poi secondo me ci vuole un... Molto, molto, molto rumoroso. FL Studio è uno di quei programmi che non riesco mai a usare, onestamente. C'è modo di spegnere il rumore di sta roba? Ok, così l'ho diminuito. Ci sono molte basse che sono già sicuro che non mi serviranno. Prenderò il classico 11 e andiamo a pulire un po' di basse che sono state probabilmente no, come si chiama quell'equalizzatore bellissimo? Non mi ricordo mai. White Label. Sono sicuro che ci sono una tonata di... Vedete questo rumble? Proviamo a farlo passare dentro un Dynakiller. Sì, dà un pochino più di simpatia. Prima e dopo sullo snare. Ok. Poi vi spiego come mai l'ho allungato così tanto. Che sentite che senza è molto più corto. Dopo vi faccio sentire come mai. Kick. Andiamo a crearci un... Allora, creiamo un canale di kick per tutti i canali che farò. Allora, andiamo a crearci prima un subkick finto. Tipo con questo.
Adesso sento che voglio un pochino più di punta. Il mio modo preferito di fare la punta del kick è di distruggerlo, tipo con un... un Ferox. Vediamo come si comporta il Ferox. Dal kick faccio una mandata verso il Ferox. Ma sono stupido. Ah! Gabriele! Gabri, sei andato dal tuo idolo, come si chiama, la Pretolesi? Hai cacciato le 1000 euro per andare al suo corso, ne valsa la pena? Io no, cioè io non gli do 1000 euro a Pretolesi. Proprio il grandissimo cazzo che gli do 1000 euro. Non se ne parla proprio. Mi è un piacere rivedere, è un po' che non ti vedevo sul canale, ero preoccupato. Cerchiamo ora di amalgamare queste tre cose che ho creato, cioè il sub, la punta del kick e come si chiama? Audition per mixare secondo me è la merda. Io non lo farei se fossi in te. Ok, so che sta peggiorando il mix. Bear with me. State con me fino alla fine. Sto rimshot ha bisogno di sicuramente del riverbero. Mettiamo non è male questo qua che abbiamo trovato. Come si chiama? Riverbero. Riverberi. Questo qua non è niente male. Il Sanford. Forse è troppo, lo regoliamo dopo in mix. È solo per dargli un pochino più di vita adesso. Synth. Secondo me il Vintager qua ci sta bene. Vediamo cosa tiriamo fuori nei preset del Vintager, qualcosa di... Gli farei a questo synth una mandata. Sì, mettiamogli un delayino. Solo per aumentare un po' la tridimensionalità di questo effetto. No. Io avevo trovato un riverbero bellissimo. Dove cazzo è? Rano? No, questo è un vocoder. Costava tantissimo, erano 1000 euro, due giorni, no, un giorno con Pretolesi più una skypata e 600 euro per guardarlo live, una tuonata di soldi. Poi, per carità, lui bravo, io non posso dire un cazzo, però minchia, 1000 euro per un giorno, sti grandissimi cazzi, sembra un po' tanto.
Molto bello questo Rhodes. Manca un po' di carattere, però, secondo me. È molto clean. E io farei un bel... Sì, ha fatto due date in Italia, Pretolesi. Ed ero molto tentato, se non fosse che ho rotto la moto e ho speso i soldi per il suo corso nella moto nuova, quindi fuck it. Però... come si chiama? Però, boh... Solo che non sono riuscito a contattare nessuno che ci è andato per chiedergli, oh, ma sti 1000 euro? Sti 1000 euro sono valsa la pena o no? È una di quelle robe che mi chiedo, perché alla fine non ho comprato neanche il suo corso, quello che c'è su... come si chiama quel sito con tutti i corsi? Quello, voglio capire se i suoi master hanno senso oppure semplicemente si fa una sega sull'attrezzatura che ha. Anche perché poi immagino che vederlo lavorare non al suo studio abbia molto meno senso che non vederlo lavorare... una roba di un po' di quello. Cioè, secondo me lui ha molto senso se lo vedi lavorare nello studio dove lavora, sempre. Più che magari sentirlo parlare di lui come approccio mix. Perché ho visto un po' i suoi video, non mi fa impazzire come approccio al mix. Cosa stavo cercando? Un amplificatore. Ampli. Mettiamo questo qua. Mando il Rode in un amplificatore per cercare di tirargli fuori un pochino più di storia. Però è bello, quell'ultimo mix che ha fatto di Rovazzi, Volare, devo ammettere che suona veramente bene. Avrei trattato in modo un filo diverso forse le basse frequenze, così a mio gusto, però è un mix molto molto... Il mix era molto molto bello, devo ammettere che era tutto giusto, un cazzo da dire. Sai cosa facciamo? Facciamo una room con questa. Poi la comprimiamo come degli animali. Quindi ho messo amplificatore chitarra, outdoor verb. Ma sai, a me non mi interessa il prezzo che costa, mi interessa che roba suona bene. Effettivamente suona bene, però io non lo so, tipo 500 euro forse li avrei spesi per un giorno con lui. Però vorrei capire cosa fa durante il masterclass. Ecco, ad esempio, la masterclass di Deadmau5 non ne vale la pena, perché parte talmente dall'inizio, parte da proprio... Cioè, ha cercato di accontentare tutti. Chi non capiva proprio un cazzo di composizione di elettronica, fino a chi è un po' professionista. Quindi ha fatto un po' male tutto. Non è abbastanza semplice per un neofita, non è abbastanza approfondito per un professionista. Lui ha sicuramente una personalità interessante come masterclass, quello lì di Deadmau5. Però non so che... Non so se ne vale la pena. Perché comunque costa 100 euro, se non sbaglio, quello della masterclass. Quindi, non è proprio poco. Mettiamoci un bel compressore ignorante. Thank you.
No, sai, alcuni sono carini. Alcuni corsi, ad esempio, quello di quello che c'è su Pure Mix del come si chiama? Di quelli che ho capelli assurdi che ha fatto Adele. Non Kramer, quell'altro. Quello lì è molto bello. Quello lì ne vale la pena. Quello, come si chiama? Come si chiama? Quello lì di Shoops. Quello di Shoops che c'è su Pure Mix vale molto la pena. È molto molto interessante. Chitarre, facciamo un gruppo chitarre innanzitutto. Sì, io i subkick li faccio così, li faccio con questo metricalo. Dov'è finito? Kick, kick, subkick. Li uso con questo qua, si chiama metricalo tump, è gratuito. E gli dai la frequenza a cui vuoi far risuonare la tua cassa e trovo molto bene, è un bellissimo suono. Mettiamo un transient designer, vi va? Comp. Transient. Ciao Zacca! Allora, abbiamo arricchito un po' tutti i suoni rispetto al suono di partenza. Facciamo come al solito. No, sai, preferisco usare questi plugin free perché chiunque che guarda questo video può andare a scaricarseli da vstform.com e usarli, e avere gli stessi. Ne ho scoperti molti molto buoni e. No, in realtà lo sto facendo per scelta. Lo sto facendo per scelta, sono tutti free mi piace l'idea di dire ok, vediamo quei plugin free fino a che punto riusciamo ad arrivare e spesso arrivo allo stesso punto con cui arrivo con gli altri plugin. È solo una mancanza di voglia di provarli. Alcuni sono buonissimi. Cos'è che stavo facendo? Quando si usa un plugin per i transient, ti faccio sentire, quando senti la mancanza dell'attacco della nota. Togliamo tutte e due. Cioè, vedi, la differenza tra il t di partenza e il della nota, per il mio orecchio non è abbastanza. E quindi metto un transient designer perché lui semplicemente ogni volta che ci sarà un impulso che riconosce come transiente, questo dipende da quanto è bello il plugin, questo qua è buono,
alzerà il gain del transiente e poi tornerà. È un compressore al contrario, dà gain al posto di togliere. Senti la differenza? Ok, adesso dobbiamo andare a decidere chi decide cosa, perché come se guardiamo l'analizzatore di spettro, tutta sta roba sta tutta nello stesso punto. Iniziamo a risolvere i primi problemi, cioè quello tra basso e kick. Quindi dobbiamo sicuramente togliere nel kick tra i 90 sui 100 Hz. Iniziamo a fare un po' di pulizia. Kick, kick, andiamo nel kick, questo qua ce lo teniamo qua. Kick, secondo che mi serve almeno leggere dove cazzo sono. Mettiamo il solito TNQ, che almeno è quello più comodo da guardare in stream. Andiamo a togliere un po' di 100 Hz. Sentiamo come suona. Allora, la decisione tra se fare il sidechain o no in realtà è molto semplice, perché dove cazzo è andato il mio plugin? Eccolo qua. Devo capire se questa frequenza che mi serve togliere per far passare il basso serve o non serve al kick. Quindi andiamo prima a decidere questo. Mi piace di più senza, è un pochino più controllato il kick. Quindi decido di non sidechainare, ma di usare l'equalizzatore per scavare. E stessa cosa farò adesso sul basso. Cioè vado a decidere se la frequenza che mi serve sul kick, cioè che adesso siamo un po' bassi, siamo a 50 Hz. Andiamo a vedere se togliamo i 50 Hz dal basso cosa succede. Andiamo sul basso, andiamo a mettere il 10. Andiamo a vedere qua. Il grosso del suono vedete che è più in alto. Posso fare a meno di queste frequenze. Senza questo accorgimento? Vedete, ad esempio, togliendo 100 Hz sono venuti più fuori le subfrequenze. Sono un po' forse preoccupanti perché sono molto in basso, che è una cosa che sconsiglio, andare col kick sotto i 50 Hz è una cosa abbastanza rischiosa, ma poi la controlleremo nella mini cassa e vediamo se riusciamo a mantenere delle basse così profonde anche su una cassa piccola. Ma andiamo avanti. Un'altra cosa che voglio fare è tirar fuori la punta del kick. Immagino sarà qua. A 600 Hz, andiamo a toglierla dal basso. Vedete come immediatamente viene subito fuori. E andiamo a vedere il basso e quali frequenze veramente mi interessano di questo basso. La grossa ciccia del mio basso è 200, quindi andiamo a vedere se possiamo farne a meno anche nel kick. Sì.
Allora, andiamo a curare questi hi-hat, andiamo a buttare via tutto, perché secondo me non servono un cazzo, le robe troppo... È già tagliato bene. No, va bene, fino a 1000 Hz mi può andare bene. Non mi serve tagliare di più. Snare, l'avevamo già un po' tagliato. Questo qua è il White Label TNQ, è un equalizzatore gratuito che puoi trovare su vstforfree.com. E come si chiama? Di solito viene usato un sidechain inverso, ovvero si mette un sidechain nel basso che segnala che quando entra il kick il basso si spegne. Puoi farlo anche dolce 6. Sì, devo vedere se mi interessa farlo questo tipo di sidechain. Sono troppo all'inizio del mix per capire se mi serve quel tipo di movimento nelle basse. Soprattutto con un basso così persistente. Molto probabilmente ne avrò bisogno. Se vuoi ti farò vedere come farlo con il Re EQ senza usare il C6 che costa una tuonata. Dopo lo facciamo. E decidiamo se lo vogliamo o no. Lo facciamo e dopo decidiamo. Questo qui è, abbiamo detto, il TNQ. Andiamo a sentire un attimo questo snare. Abbiamo già tagliato un po' di basse. Tolgo un po' di risonanza. Vediamo dov'è che... Allora, lo snare ce l'abbiamo sul K. Ok, ci ricordiamo, snare 1000 Hz. Cosa potrebbe dare molto fastidio? Andiamo a vedere i 1000 Hz del basso, cosa sono? Questo snare manca un po' d'aria. Gli andiamo a creare? Facciamo snare aria. Snare aria, mettiamo un harmonic enhancer tipo... Mettiamo il modern exciter. Tiro le alta manetta. Mettiamo un plate. Riverberi. Mettiamo il nostro amico. Mettiamone un altro. Mettiamo freeverb. Un po' troppo invadente. Mettiamo un vintager. Vediamo cosa tiriamo fuori. Anzi, no. Sapete cosa mettiamo? Non il vintager. Mettiamo il device. E mettiamo... No, non mixo su commissione, perché non ho mai un cazzo di tempo di... Non ho mai tempo. Cioè, preferisco così, fare free, faccio una live, mi diverto, faccio due cazzate, più che andare a prendermi lo stress di fare dei mix a commissione. Li facevo un tempo, adesso non li sto più cagando. Un pochino più di... Mettiamoci un filtro. Cercando un suono più... Un pochino, perché è troppo brillante. Suona un po' troppo...
Questo qui è il Tal Filter 1. C'è anche il Tal Filter 2. L'LFO è... te lo faccio sentire. L'LFO è un sintetizzatore a bassa frequenza che genera dei segnali molto lenti con cui puoi, ad esempio, muovere dei filtri. Ti faccio un esempio. Se attiviamo questo... Capisci cosa intendo? È praticamente un modulatore che va a muovere di... alzando l'amount lui va a muovere questo cutoff. Te lo faccio vedere meglio. Aspetta. Te lo faccio vedere meglio con un altro plugin. Con quello integrato, ad esempio, di Reaper. Io... ok, chiaro? Ok, bene. Allora vado avanti. No, ma non è una roba che mi interessa tanto. Non... Sì, io ci ho fatto due interi documentari e anche un brano orchestrale per bozzetto senza problemi. Io mi trovo bene a fare orchestrale con Reaper. Mettiamo un filtro su sta roba. No, il notation editor di Reaper secondo me è inutilizzabile. Io, se devo scrivere a notation, uso Muse Score 2. È gratuito, è bellissimo, mi trovo da Dio, meglio che con Finale. Queste chitarre avranno bisogno di una roba un po' matta, eh. Mettiamo qualcosa sul master. Faccio una traccia di master. Prendiamo tutto, lo buttiamo nel master. Voglio iniziare a sentire un po' muoversi questa, perché in questo momento è molto molto fermo. Molto probabilmente avremo bisogno di qualche sidechain per far muovere questa base. Mettiamo il nostro amico migliore, che è il Nightshine. No, secondo me Audition non è proprio... Audition va bene per editare gli audio, va bene per fare un mix velocissimo se stai usando Premiere, ma io non ci mixerei mai lì dentro. E ti dico, cioè, io lo uso tutti i giorni in radio, ma per editare o per salvare i file, ma se devo mixare qualcosa lo mixo in Reaper e in Pro Tools. Il suono, proprio il bounce mix è proprio brutto. Thank you.
Cosa facciamo? Facciamo muovere un po' lo snare con il kick? Per cercare di tirargli fuori un po' di... No, le chitarre hanno bisogno di sta roba. Le chitarre hanno bisogno di un bel... vediamo. Di un bel... No, Audition per mixare non ha senso, secondo me. Lo usano tanto, sai dove ha... Quelli dello Zao di 105, per una questione storica, usano tantissimo Audition. Però va bene proprio per fare le scenette in radio, non ci mixerei mai dentro. Perché sto usando un bitrate molto basso per evitare che vada a scatti. Purtroppo sono soltanto 700 kilobyte al secondo al posto che 2000 e quindi si vede un po' sfocato. Purtroppo è il massimo che riesco a fare con Eolo qua in Brianza. Vado a prendermi qualcosa da bere. Mi sa che mi aprirò una birretta. Ci state? Sto per aprirmi una birra. Attenzione. Arrivo. Rinfrescante, una birretta rinfrescante. Ok, no, negli SVS non ci ho mai badato tanto. L'unica cosa che uso negli SVS onestamente è il è lo swing, quello per swingare il MIDI, quello è comodo. Poi di tutto il resto dell'SVS onestamente non ho mai cagato un cazzo. Ah, cracking an open cold one. Ah, che buona. Ok, allora dove siamo rimasti? Control 2. Ok, stiamo facendo il sidechain sur. Ok, consigli per mixare un suono durante ciccione. Poi aggiungergli con questo. Lo facciamo su questo. Ok. Facciamo suono ciccione. Questo è il kick. Cazzo che snare ciccione. Se lo vuoi inciccionare, puoi usare lo stesso che uso per il kick. Anche per lo snare. Così puoi aggiungergli un po' di ciccia. E se lo metti prima del tuo compressore è ancora meglio, perché è un pochino più come si chiama? Più controllato. Oppure un altro modo che mi piace sempre molto è quello semplicemente di fare una parallela pitchata dello snare. Cioè raddoppio lo snare e nella seconda traccia semplicemente lo picci, tipo lo picci di un tot di semitoni. Picciamo ancora un po'. Andiamo a 5. Ok, e lo sommi allo snare originale. Che non suoni? Non è male con
Non è male come inciccionitore di snare. L'unica cosa che ti consiglio quando inciccioni, siccome perdi un po' di transiente picciando verso il basso, ti consiglio di rimettere un transient control. Lo lascio, non ci sta male. Thank you. Riaccomp sulle chitarre. Ok. Queste sono le chitarre. Facciamo il solito auxiliary input e gli mandiamo il kick. Lo mandiamo alle chitarre. Ma glielo mandiamo nel 3-4. Sì, però mi piace questo effetto di over compressione. Le chitarre hanno bisogno di più spazio. Hanno bisogno di. Non so come spiegarlo. Tipo di un plate. Facciamo il riverbero quello di Abbey Road. Riverbero di Abbey Road. Fra, come si fa il riverbero di Abbey Road? Si fa così. Si fa così. Come cazzo è? Mi sono perso. Un attimo, secondo, arrivo. Ok, lo mettiamo qua. Allora, space, mi serve un TNQ, poi mi serve un saturatore ignorante, tipo un. Esatto, questo qua che è pericolosissimo. E poi ci mettiamo un riverbero plate. Com'è il TAL 3? Esatto, una roba del genere. Dalla chitarra lo mandiamo allo space e sentiamo lo space in solo, che non suona perché c'è giù il digital turb. No, questa qua è troppo, decisamente troppo ignorante. Cosa mi si è mutato? Un altro saturatore.
tagliamo le basse. Tagliamo le alte. No, sbagliato. Scusate. Ok, ci siamo quasi. Ok. Il Rhodes continua ad essere molto poco interessante da sentire. Oh, certo che si rischia di andare fuori fase. Apriamoci un secondo lo span. Vediamo quali suoni abbiamo completamente fuori fase. No, dai. Andiamo a vedere. Chitarre sono a posto. Lo space è ovviamente molto poco in fase. Però in mano lo sento. Sentiamocelo un po' in mono. Vediamo cos'è che va via. Le chitarre. Questo qua è pericoloso. Le chitarre in mono vanno completamente via. Andiamo a vedere come mai. Vediamo se tolgo lo space. Mi conviene stringerlo un po'. Mi conviene stringere un po' lo stereo. Stereo manipulator. No, quel cazzo era? Modern Monoizer. Andiamo a chiudere un attimo queste chitarre perché sono troppo stereo.
ma ce l'abbiamo il center. Questo qui. Mettiamolo sul master. Mettiamolo sul master. A chi serve il center? C'è un po' di mud qua dentro. Qui è un po' rischioso. Ok, facciamo così. New Project Tab, un secondo. Facciamo così, che riprendo il file, li rimetto di qua. Andiamo a sentire com'era il rough mix che ci è stato mandato per capire se siamo completamente fuori strada o meno. Ok, single track. Ah, ho sbagliato. Mi ho perso un po' troppo stereo con le chitarre, però se lo lascio così aperto poi lo perdo in mono. Cerchiamo un modo diverso di fare lo stereo, magari col coro. Questo ad esempio è un suono che mi sento di sacrificare, non è un suono che mi serve per la canzone, quindi lo uso molto stereo per dare quella sensazione di apertura in stereo, così anche se lo perdo in mono non me ne frega un cazzo, ok? Ok, mi vado a sentire con il telefonino. Mi vado a sentire col telefono. Cosa potremmo sentire che è simile a questo brano? Una roba di Ninja Tune, tipo. Bonobo.
Voi non dovreste sentirlo, così non mi bannano lo stream, ma io sì. Ok, sono in generale un po' scuro e gliela do sul master senza paura proprio. Sai che proprio non me ne frega un cazzo. Sono così distante come suono. Sento ancora un po' secco la parte ritmica. Dobbiamo dargliene di più. Un po' più di pre-delay. E la mia intenzione è quella che lo snare possa continuare fino al colpo dopo. Sentite che con questo snare aggiuntivo, ve lo faccio risentire da qua, riesco ad arrivare fino al colpo successivo, senza no. C'è qualcuno che sta ascoltando in cuffia. Come sono il subwoofer? Come siamo a sub? Non dovremmo essere messi male. Dovremmo essere messi bene. Una roba. No, dovremmo esserci. Servirebbe ancora un pochino più di... Ok, che dite? Sì, hai ragione. Però hai ragione, mi piacerebbe uno snare più stereo. Proviamo a fargli uno stereo delay, come dice Gabriele, che c'ha ragione. Delay snare. Gli mettiamo dentro una roba tipo... meno feedback.
Yeah. Bello. Piacerebbe sbrillantarlo ancora di più. Cioè vorrei che questo forse sia ancora più... Esatto. Abbiamo il synth troppo basso. Mi piace questa idea che sia un po' che non sia così tac lo snare. Mi piace l'idea che sia un pochino più clapposo, che sembra più un po' un clap. Non so come mai me lo vedo meglio. Posso ridare un pochino di attacco sullo snare con un transient. Se vogliamo mantenere un pochino di... Se vogliamo mantenere un pochino di snap. Ok, che ne dite? È stato interessante come tipo di mix? Cioè andare elemento per elemento, cercare un suono più interessante? L'ho un po' stravolto, è effettivamente molto più stravolto, però secondo me è più interessante. Il canale basso non stava facendo un buon lavoro, serve un altro compressore per il master. Forse non serve. Siamo già lì. Siamo già giusti. Incredibile come il canale basso stava rovinando tutto. Sentivo qualcosa che stava imputtanando. Un ronzio?
Forse io che stavo bevendo la birra. Ah no, questo qua era un zio. E questo però mi piace. È un bel, crea un, una bella atmosfera quella, quella traccia, non è niente male. Ok, salva. Questo qui è il brano di, questo qui è il brano di, ve lo dico subito, Matteo La Grotta, che è stato gentilissimo, mi ha mandato questo multitraccia per poterlo farlo assieme. Grazie mille, scusa se non l'ho fatto prima, ma i miei tempi sono purtroppo quelli che sono, perché sono quel che sono, e cerca di cambiare, ecco sono cambiato, ecco che non sei più quello di una volta. Dovrei avere anche un'altra, multitraccia. Un altro multitraccia per me. Tom e Dado. Sì, lo so, anch'io sul, non ero contentissimo della Yet. Sulle Yet devo ammettere che mi sarebbe piaciuto. Lo facciamo adesso, dai, lo facciamo adesso, giusto? Non lasciamo la roba a metà. Sessione live. Cioè, hai ragione. C'è qualcosa nella Yet? Perché ho cercato di dargli un po' di vita col multibanda, ma non abbastanza. Che sono proprio un po' così fermini, cazzo. Sono un po' fermini. Forse un delay. Forse è semplicemente un delay. Per fargli fare un pochino più di... Fix questa bocca che ce vo. Andiamo a vedere un'altra sessione. Tanto è presto per mangiare. È presto per mangiare. Sì. Scusate, non state sentendo, ve lo mando subito. They have time and things to tell us and start from wrong mistakes again and again until be a good time. You are my most beautiful song and what I never wrote. Eclipse tonight, your heart is so near the beats of mine. The meaning of love, it keeps your eyes and they can't write it to take it away, but it will be there. I look like an old night, those to put at the basement. The warmer soul will find you there inside. And I promise to do my best to give you stable ground to walk on and a shoulder on you for all my days.
Bello questo, minchia. È anche registrata molto bene. Sì, il volume di una mandata visibile è questo qui. Ecco il pallino qui, lo puoi regolare anche da qua. Da questo mini coso. Facciamo questa? Sì, sì, Gabriele, tranquillo, non ho ancora mixato niente. Ho tirato su le tracce vuote. Calma. Però registrata bene, non gli manca niente. È già un po' compresso, però. We'll have time and things to tell us and start from wrong mistakes again and again until be a good time. You are my most beautiful song and what I never wrote eclipse tonight. Your heart is so near the beats of mine, the meaning of love. Che un po' satura, cazzo. Your eyes and they can't write it to take it away, but I will be there. I look like an old denial, those to put at the basement. The warm soul will find you there inside. And I promise to do my best to give you stable ground to walk on and a shoulder on you for all my days. You're my most beautiful song and what I never wrote eclipse tonight. Your heart is so near the beats of mine, the meaning of love. It keeps your eyes and they can't write it to take it away, but I will be there. Rifarei quel riverbero da... il riverbero saturo. Secondo me è la roba che ha più senso qua. Più ha senso quella roba qua. You was born on the July sun. Do you listen to me or sound? I never loved the noise since today. We have time and things to tell us and start from wrong mistakes again and again until it be a good time. You are my most beautiful song and what I never wrote eclipse tonight. Your heart is so near the beats of mine, the meaning and they can't write it to take it away. You
We'll have time and things to tell us and start from our own mistakes again and again until it'll be a good time. You are my most beautiful song and what I never wrote. Eclipse tonight, your heart is so near at the beats of mine. The meaning of love, it keeps your eyes and they can't try to take it away. But I will be there. I look like an northern isle, those to put at the basement. The warmer soul will find you there inside. And I promise to do my best to give you stable ground to walk on and a shoulder on you for all my days. You was born on the Georgia sand. You listen to your sound. I never loved the noise since today. We'll have time and things to tell us and start from our own mistakes again and again until it'll be a good time. You are my most beautiful song. Posso solo pulire un attimo sotto? Your heart is so near at the beats of mine. The meaning of love, it keeps your eyes and they can't write it to take it away. But I will be there. I look like an northern isle, those to put at the basement. The warmer soul will find you there inside. And I promise to do. Questo è un po' esagerato, non va bene questo balance. Proviamo un altro riverbero che abbia più senso. You was born on the July sun. Do you listen to me or it's today. We'll have time and things to tell us and start from our own mistakes again and again and... Distinto mi è venuto di farla così, cioè una voce molto effettata e una chitarra molto realistica, più che magari fare una chitarra molto calda e satura e tenere una voce pristina. L'ho pensata al contrario e mi piacerebbe poter poi automatizzare questo, no scusate, questo qui facciamo parametro show track envelope e lo automatizziamo dalla fine, dall'inizio della canzone più clean. You was born on the July sun. It keeps your eyes and they can't try to keep me away. But it will be there. Eclipse tonight, your heart is so near at the beats of mine. The meaning of love, it keeps your eyes and they can't write it to take it away. But I will be. No, io release lo faccio sempre ad orecchio, onestamente. Release è sempre a orecchio. È molto è comoda solo nella dance quando hai, che ne so, 120, ma anche lì la faccio a orecchio perché poi ogni compressore ha una release differente. Quindi non so quanto tenga senso. Do you listen to me or sound? I never loved the noise since today.
We have time and things to tell us from our own mistakes again and again until it'll be a good time. You are my most beautiful. Sì. Lips tonight. Questo no, perché ovviamente è un pochino troppo saturo. It keeps your eyes and they can't write it. No, c'ho l'effetto sbagliato. Serve un... Oh... Put up the basement, the warm soul will find you there inside. My most beautiful song. And what I never wrote, eclipse tonight. Your heart is so near at the beats of mine. The meaning of love, it keeps your eyes and they can't write in to take it away. But I will be there. But I will be there.
was born on the July sun. Questa è una cosa che sto facendo. È una cosa che sto facendo ultimamente, cioè metto un compressore multibanda in parallelo sul master prima di colpire l'ultimo master di Reaper. E l'effetto è questo qua. Was born on the July sun. Do you listen to me or sound? I never loved the noise. Molto piacevole. We have time and things to tell us and start from our own mistakes again and again until it'll be a good time. You are my most beautiful song, and what I never wrote. Un buon saturatore free è questo qui, l'EVG. Questo è molto buono se ci metti un equalizzatore, cioè se questo lo metti in parallelo a quello che vuoi saturare, metti un equalizzatore, è praticamente come il Decapitator. Ho questo e sto usando moltissimo il questo qui. Questo qui no, questo qua è multibanda, fa una roba diversa. Qual è che stavo usando tanto? L'Edge? No? Il Ruby Tube, anche molto interessante come saturatore. Un po' estremo, però è molto buono. Your heart is so near the beats of mine. The meaning of love, it keeps your eyes and they can't write it to take it away. But I will be there. I look like an old night. Those to put up the basement. The woman so well find. Mi mancano un po' di sub sul piano. Mettiamo il mettiamo questo. Vediamo se riusciamo a tirare su qualcosa. Oh. Tonight your heart is so near the beats of mine. The meaning of love. It keeps your eyes and they can't write it to take it away. But I will be there. I look like an old night. Those to put up the basement. The woman so will find you there inside. And I promise to do my best to give a stable ground to walk on and a shoulder on you for all my days. You're my most beautiful song. And what I never wrote eclipsed tonight. Your heart is so near at the beats of mine. The meaning of love, it keeps your eyes and they can't write in to take it away. But I will be there. But I will be there. But I will be there. So near the beats of mine, the meaning of love. It keeps your eyes and they can't write it to keep them away. But I will be there. But I will be there. But I will be.
keeps your eyes and they can't try to keep them away. But it will be to keep them away. But it will be there. You was born on the July sun. Do you listen to me or sound? I never love the noises. It's today. Mi piace in realtà che l'acustica sia un filo più scura e emozionale. E non vorrei che distraesse troppo dalla voce. Cioè, se vado a dargli transiente, soprattutto sul direct, oddio. Preferisco tenerla dietro. Cioè, ok, col transiente suona meglio in solo, ma poi con tutto mi porta via troppo l'attenzione dalla voce, che è inesorabilmente il capo di questo mix. It's beautiful song. And what I never... Mancano, per la domanda di prima sull'emozionale, in questo momento sento che nella voce mi sente sento che mancano un po' di basse. Non so se il PT è Q. Beautiful song. And what I never wrote. Senti ad esempio qua, senti questo. Senza questo boost sulle basse. It's beautiful song. And what I never... Non è così emotiva. Senti con solo 4. And what I never wrote. La sento un pochino più viscerale, ok? You was born on the July sun. Do you listen to me or sound? Forse è troppo? Facciamo 3. We'll have time and things to tell us and start from our own mistakes again and again until it'll be a good time. Dove siamo partiti? Abbiamo perso un po' di intimità con questi riverberi molto grossi. You was born on the July sun. Do you listen to me or sound? I never love the noise. It's today. Forse abbiamo esagerato qua sul riverbero. Metto un reacomp che prende l'ausiliaria che gli mandiamo dalla voce, quindi la voce manda un'altra mandata alla rev, giusto? Sì. Però al posto che nell'1-2 gliela mandiamo al 3-4, in modo da comprimere. You was born on the July sun. Do you listen to me or sound? I never love the noise. It's today. Capite cosa sto facendo? Sto mandando la voce al riverbero per far funzionare il riverbero, ma sto anche mandando la voce all'ausiliaria del reacomp in modo da schiacciare il compressore quando la voce canta, e appena la voce smette di cantare il rilascio del compressore fa alzare il riverbero. Così ho molto riverbero e molto spazio, ma la voce mi rimane un po' più intima. You was born on the July sun. Do you listen to me or sound? Never love the noise today. 400.
We'll have time and things to tell us and start from our own mistakes again and again until it'll be a good time. Così. You are my most beautiful song and what I never wrote. Eclipse tonight, your heart is so near the beats of mine. The meaning of love, it keeps your eyes and they can't write it to take it away. But we'll be there. I look like an overnight ghost to put up the basement. The room was so well find you there inside. It came out very nice. What you think? What you think? Cosa ne pensate? Dai, è uscito bello. È uscito carino anche questo. Che pezzata. Che caldo. Che dite? Questo è un bel mix acustico con solo plugin gratuiti che potete scaricare, potete trovare ovunque. C'è ovviamente un po' più di lavoro piuttosto che buttare su un clavoice e tirare l'input al massimo, però fa che... Ah. Allora, cose belle. Che adesso si cena, che c'ho una fame della Madonna. Sarebbe tipo ascoltare... Ascoltiamo un Ed Sheeran così a caso. Vediamo come siamo messi rispetto a Ed Sheeran. Ed Sheeran. Però mi piace quel riverbero lì, cazzo. We have time and things to tell us and start from wrong. We have time and things to tell. Ovviamente è molto più dinamica di quanto vorrei, però siccome questa voce appoggia su una base che non è molto densa, sento meno l'esigenza di overcomprimerla e tenerla sempre così fuori. Mi piace che venga un po' avanti e un po' indietro. Forse ho esagerato un po' sempre col PTQ. Posso tenerla un pochino più sottile. Time and things to tell us and start from our own mistakes again and again until be a good time. You are my most beautiful song. E questo qua è il saturatore, è il che c'è sulla voce. Più la canzone va avanti, più la voce satura. Vedete che parte a 1 e arriva a 3. Your heart is so near the beats of mine, the meaning of love. It keeps your eyes and they can't try it to keep me away. Poi va via il riverbero. But we'll be there. You was the beats of my. I look like an overnight. A me sembra in mezzo. Close to put up the basement. The room was so well find you there inside. No, ci siamo. And I promise to do my best to give it. È il riverbero che è un filo più sbilanciato, ma non mi dà fastidio. Eclipse tonight, your heart is so near the
beats of mine. The meaning of love, it keeps your eyes and they can't ride in to take it away. But I will be there, but I will be there, but I will be... Il riverbero di Reaper, ce ne sono due. Riverbero, cioè il Reverbate e il Reverb. Reverbate, ti dirò, lo uso veramente poco perché fa veramente cagare, secondo me. Mentre il Reverb è quello su cui devi caricare il... come si chiama? Dei campioni. C'è un video intero in cui faccio vedere come funziona questo plugin, non sto qua a farlo mo, che si chiama il Riverbero Nascosto di Reaper, una roba del genere. Video molto interessante, ti consiglio di andartelo a guardare, è un'ottima visione per stasera. Reverbate, ho provato a lavorarci un po', ma non ci tiro mai fuori un cazzo interessante, è veramente un riverbero mal fatto. Mentre il Reverb con gli impulsi, se ti guardi quell'altro mio video, è molto più interessante. Va bene, ho fatto una sudata della Madonna, vi ringrazio tutti per aver partecipato a questo live. Per chi è rimasto, vedo che adesso tanti stanno andando a cena e quindi vi saluto. E, grazie mille. Ci sentiamo in settimana più avanti. Protoverb non l'ho mai provato. No, non ho mai neanche fatto impulsi io. Ce ne sono talmente tanti su internet che non... Avevo fatto un paio di impulsi di robe strane, tipo un tubo di PVC e il mio bagno, semplicemente perché volevo provare a farlo. Però non è così interessante come pensavo. Un live sul film score sì, si potrebbe fare. Mi devo attrezzare un attimo prima, devo preparare perché non ho mai finito poi alla fine la sessione per fare live scoring, però la devo fare. Va bene, grazie mille. Io devo sistemare anche sto bordello. E c'è un giro per lo studio. Però vi saluto, vi ringrazio come sempre per questi fantastici live. E ci sentiamo alla prossima. Va bene? Perché prima quello che fa il film scoring comunque ci vuole le robe, lì ci vuole le robe belle perché bisogna essere convincenti. Con le robe free è una roba difficile, però ce la posso fare. Non ho sentito il live di Samuel. Sì, dovrebbe chiamarsi così, Riverbero Segreto. Scusa, adesso ti do il numero giusto, Rea Periani. Il video si chiama Il Riverbero Segreto di Reaper. E lì hai tutte le robe che ti servono del mondo. Va bene, vi saluto signori. Ciao, buona serata, andate a scopare un sacco di figa o un sacco di maschi, dipende da cosa vi piace.